Le risorse finanziarie che il comune di Modica ha a disposizione non basteranno a colmare la grave carenza di liquidità necessaria per il pagamento degli stipendi di 900 dipendenti comunali. L'unica soluzione è rivolgersi alla regione e chiedere un'anticipazione straordinaria di circa 6 milioni di euro. È quanto prospettato questa mattina dalla CGIL di Modica, che ha illustrato la reale situazione dell'ente. Pare che l'amministrazione abbia già avviato un'interlocuzione con il presidente della regione, Raffaele Lombardo, ma non c'è certezza sull'esito dell'incontro. Già nel 2009 il comune aveva fatto ricorso a un'anticipazione finanziaria di circa 5 milioni di euro da parte della regione, che permise il pagamento degli stipendi del personale diretto e indiretto. Noi ribadiamo questo perché questa qua è la battaglia che dobbiamo intestarci tutti ed è prioritaria, perché è prioritario pagare i dipendenti. Chiediamo inoltre, nel limite del possibile, da qui a breve di sottoscrivere col Comune un accordo di generale per individuare le modalità e i tempi di pagamento di tutto il personale, diretto e indiretto dell'ente. Senza questo flusso di denaro straordinario ci sarà una tale tristissima Modena. Le famiglie senza denari, senza possibilità di fare compere, senza possibilità di incentivare l'economia della città. Intanto pare che il Comune abbia erogato le somme per il pagamento di 2 mensilità alle cooperative sociali relative al mese di luglio e agosto 2010. Anche i dipendenti della Servizi per Modica dovrebbero ricevere gli stipendi di luglio e agosto con la quattordicesima. Dovrebbero essere pagate 2 mensilità alle cooperative sociali il prossimo lunedì, e 3 mensilità all'SPM, cioè dire luglio, agosto e quattordicesima, ma su questo aspetto delle 3 mensilità è un accordo, non sappiamo se sarà rispettato. E non abbiamo alcuna certezza circa i tempi di pagamento del mese di settembre del dipendente comunale. Noi siamo convinti che ci siano oggi, attraverso una piccola strategia di natura economico-finanziaria, possibile pagare anche il mese di settembre da subito ai dipendenti comunali.